Salve, c'è qualcuno in casa? Chi cercate? Volevo parlare con il signor Kissiam. Un momento, prego. Sia, puoi venire un momento? Sia! Dimmi, tesoro, cosa c'è? Buongiorno. Mi scusi, ma lei forse è... Infatti, è la madre di Kissiam. Oh, sono molto onorato. Il mio nome è Wong Kitty. Oh, non è il caso. Si alzi, prego. Grazie. Su ciò, va a cercare Kissiam. Dentro non c'è molto spazio. Forse è meglio che lo aspettiate qui. Sedetevi qui. Grazie. Accomodatevi. Ecco. È lì che abita. Sì, stanno arrivando dei brutti cestini. Quella è la madre. Allora, dove si trova vostro figlio? In questo momento non c'è. Che cosa volete da lui? Perché fingete di non saperlo? Oh, non ho alcuna intenzione di mentirvi. Lo sapete bene, e specialmente a voi. Siamo legati da un vincolo di parentela, no? Lo so che avete litigato con mio figlio, ma non era una cosa tanto seria. Provate a dimenticarla. Dimenticarla? Io forse, ma il mio maestro non potrebbe mai. Basta parlare. Adesso smettetela! Che razza di uomini siete voi? Picchiare una donna anziana? Cercare chi siamo. Vado. Passa dalla porta di dietro. Thank you.
Cugino? Maestro, padrone. Tu parla, cosa vuoi? Maestro, oh maestro, oh, prego, lasciami andare. Mi dispiace, non volevo. Ho l'ordine di ucciderti. Zio, ti prego, fammi andare via, ti prego, zio dolce, lasciami andare. La smetterai di dar fastidio alla gente? Lo giuro, non lo farò più, lo prometto. Perdonali, lasciali liberi. Grazie, grazie tante. Andiamo via, presto. Grazie, andiamo via, è meglio. Andiamo. Mi chiamo Wong Kitty. Io ciò chi siamo. D'ora in avanti, noi saremo fratelli, in tutti i sensi. Divideremo sconforti e speranze e ci difenderemo l'un l'altro, scambiandoci questa promessa. Entriamo in casa. Sì, va bene. Wong Kitty, è casa tua questa? È casa vostra, prego. Venite, madre. Accomodatevi. Vi presento la signora Cho. Siate grazie, la benvenuta. Il piacere è tutto mio. E questo è mio fratello. Benvenuto, piacere. Signore. Ora brindiamo al vostro futuro, il più a lungo possibile. Oh, grazie. E adesso brindiamo noi due. Salute. Wong Kitty, dov'è la tua famiglia? Non abitano qui, vivono da un'altra parte. Oh, allora, chi vive qui con te? Ecco, ve lo dirò più tardi. Sapete, sono felice di trovarmi qui con voi. Grazie. È una bella casa questa e io sono molto curiosa. Dimmi, a chi appartiene? A chi appartiene? Sì. E abbiamo provato tutte le strade, ma ora abbiamo l'uomo che si batterà per voi. Ma è molto che siamo lontani da casa. Da quasi 5 settimane.
Voglia il cielo che non sia successo nulla. Quei maledetti gangster potrebbero creare guai. Già, dovremmo rientrare. Scusate, perché non spiegate tutto a Kisian domani? Devo chiedergli di rischiare la sua vita. Ora sarà costretto a farlo. Si comporta come un fratello con voi, sono sicuro che vi aiuterà. Ah. Avanti. Entra, vieni. Vieni a sederti qui. Prego. Siedi. Dimmi, c'è qualche problema? Un po' di tè. Un po' di tè. Grazie. Va bene così. Puoi andare a dormire. Buonanotte. Mia madre ti è riconoscente. Vuole che te lo dica. Per cosa? Ascolta, se hai dei guai, devi dirmelo. Eh? No, ti assicuro, perché dovrei averne? Scusami, ma non è normale che... So di non essere perfetto, ma non è mia abitudine ingannare brave persone. E adesso va pure da tua madre e dille di non preoccuparsi. D'accordo. Vai. Ci vediamo domani. Buonanotte. Ho capito, non gliel'avete detto. Mi sembra di essere disonesto. È un così bravo ragazzo. Ah, voi siete troppo gentiluomo. Mm? Deciso. Torniamo a casa domani. Perché questa decisione improvvisa? Devo rientrare. Sono lontano da più di un mese. E ho un amico di cui devo prendermi cura. Allora promettimi di scrivermi presto. Lo prometto. E nel giro di poche settimane, sia tu che tua madre verrete a trovarmi. Verremo. Allora ti aspetto. Signor Cho, arrivederci. Arrivederci. Non appena arriverete, mandatemi un messaggio. Certamente. È già partito? Andavi d'accordo con lui, vero? Sì, mi piace molto. Ah, molto più di me? Ah, andiamo, voglio dire... Vuoi dire cosa? È diverso con te. In che senso? Lo sai cosa voglio dire. Ascolta. Mm-hmm. Che ne diresti se ci sposassimo? Mi piacerebbe molto, se pensi che funzionerà. Perché no? Funzionerà. Lo dirò a mia madre, va bene? E io lo dirò a mio padre. Wankiti! Wankiti! Che cosa volete? Mio fratello non è in casa adesso. Dite a me, posso esservi utile? E perché ve li siete cercati? Dove ti sei cacciato? Sei andato a cercare aiuti. Non è così? Sono affari miei
e non devo dare spiegazioni. Oh, questo è giusto. Però quello che facciamo in questa città sono affari nostri. Anche quando fate del male alla gente. Certo. Ora basta, meriti una lezione. Via. Andiamo. Bene. Se l'hai cercata. Oddio. Oh mio Dio. Maestro. 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 Oh, maestro. Kishan, ti prego, ascoltami. Capisco come ti senti. È morto. Lo hanno assassinato. Li catturerò e ucciderò uno per uno quei bastardi. Anche se non sappiamo molto sul loro conto. Abbiamo tutto il tempo. Scopriremo dove si nascondono e poi li prenderemo. È una buona idea. Indagate nell'ambiente di quei farabutti, cercateli lì. Quelli mi conoscono. Andate da solo, io aspetterò. Va bene. Finito. Stop. È 11. Per favore, togliete le mani dal tavolo. Ehi, dovrebbe essere pari stavolta. È stato dispari 6 volte di seguito. Cosa facciamo? Facciamo pari. Io provo su 2. Uscirà pari. D'accordo. Faccio questo gioco da anni ormai. Devi uscire stavolta, devi uscire. Quindi se vuoi vincere scommetti con me, vuoi puntare. E solo da un po' la base. Sai,
Ehi, su, che ne hai fatto della giacca? L'ho impegnata. Ehi, scommetto che tu sei un perdente. Ma che fai, porti rugno? Avanti, avanti, fate le vostre puntate. Anzi, perdete tempo a chiacchierare, non vincerete mai. Ehi, tu ascolta, vuoi puntare con me? Va bene. Fate le vostre puntate. Il 12 vince il doppio. Chi supera il banco vince una volta, altrimenti paga e passa la mano. C'è, abbiamo vinto. L'abbiamo fregato questa volta. Sei grande, questa sì che è fortuna. Ehi, banco, che punto hai? Facci vedere. Hai perso, ragazzo. Come sarebbe a perso? No, ha vinto. È un imbroglione. È un imbroglione. Fatti dare i tuoi soldi, ragazzo. Ma non è un imbroglione. Capo, ci sono problemi. Un'altra volta. Fate silenzio. Cimice. È così? Vuoi creare scompiglio qui dentro? No, no, ascolta, è lui che è imbrogliato. Buttatelo fuori! Portatelo via! Su, forza, aiutatemi a sollevarlo. Oh, scusate, continuate pure il vostro gioco. Tornate a divertirvi. Andate, andate. Piccolo incidente, forza, forza. Via. Prego, continuate a giocare. Ehi, ehi, che fate? Perché mi fate male? Io volevo soltanto fumare un po'. Oh, ti prego. Non si fuma senza soldi. Una sola volta. Grazie, signore, grazie. No, che bello. Avanti, avanti. Prego, signore, può entrare. Si accomodi. Prego, entri pure. Cosa desidera? Siamese, indiano, birmano, è oppio di prima scelta. Mi dica, quale preferisce? Non ancora. Sto aspettando un amico. Ah, capisco. Tornerò tra qualche minuto. No, non posso pagare oggi. Sta attento, amico. Questo non puoi permettertelo. Perché se sospendiamo le consegne, ti troverai in un grosso guaio. Ah, andiamo. È mischiata con la merda. Se non te la comprerò io, non te la comprerà nessuno. Dici? Può darsi. Ma non ne sei sicuro. Allora cosa dici dei soldi? Non li ho. E questo è tutto. Sei fuori di troppo ormai. Tira fuori i soldi. Come te lo devo dire? Che non li ho. Maledetto, io ti... Ah! Cosa vorresti fare? Eh? Devi aspettare. Che ti piaccia o no. Fammi causa. Yeah!
buongiorno, come state? Buongiorno. Prego. Prego. Avete indovinato la giornata giusta? Potete sceglierne anche due a testa, sono tutte bellissime. Sono quelle. Ma... Bella. Il numero 5. Non potete scegliere la stessa. L'ho scelta prima io. Vai tu, vai tu. Tocca a te. Accidenti. Ehi, signore, lei è fortunato. Ce n'è una molto più bella di là. E quale? La 7. La 7? Oh, sì, ed è anche più formosa. Può affondare le mani quanto le pare. Perché quando la stringe e sente cosa tocca, vedrà alla fine che soddisfazione. Eccola là. Bene, bene. Ehi, 7, vieni avanti. Sì. No. Mi ascolti, non rimarrà deluso. Il pesciolino d'oro vuole l'esca speciale. Andiamo, andiamo. Ehi, si accomodi. Prego, prego. Bene. Numero 12. La numero 12. Ah, certo, subito. Ehi, 12. Sbrigati, forza. Avanti. Aieng, amore mio. Aieng, andiamo. Presto, sbrighiamoci. Sì. Ehi, dove la porti quella? Togliti di mezzo. Oh. Che cos'è questa storia? Presto. Basta. Aiuto! Aieng, portala via. Non abbiamo molto tempo. Ti uccideranno. Non preoccuparti, portala via. Ashin! Ashin! Cosa c'è? Hanno portato via una ragazza. Basta! Tu devi essere pazzo. Sai chi sono io? Sicuro che lo so, sei un figlio di puttana. Capisco che sai combattere e tu sei ineguagliabile, ma sono tre bande di assassini.
L'unico modo è affrontarli uno alla volta. Ha ragione. Affrontali separatamente. Bisogna trovare un modo per dividerli. Ah, giusto. Lo zio Lao troverà il modo. È furbo come una volpe. Penso che ci sia un sistema. Devo solo escogitare un piano. Sta tranquillo, te lo farò sapere. Ci vorranno pochi giorni. Vi ringrazio, zio Lao. Ah, signor Lao. Per me è un grande onore. Sono contento di vedervi. Come state? Come state? Veramente non vorrei disturbarvi. Oh, no, 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 no. Prego, accomodatevi, prego. Gli affari vanno bene? Non c'è male, non c'è male. Certo, da quando voi e i vostri fratelli siete qui in città, devo ammetterlo, c'è molta più vita ora. È vero, ma c'è gente che non ha simpatia per noi. Cercano di darci fastidio, mettono in giro certe chiacchiere. Voi ignorateli. Più fate bene e più vi detestano. È la gelosia che li divora. È vero. Ebbene, ho più di 60 anni ora. Non sono stato via molto da casa. Ma ho ancora un certo fiuto per gli affari. Perciò ho pensato di venire qui per discutere su un'idea. Su, ragazzi, aspettate fuori. Sì, signore. Possiamo parlare più liberamente ora. Di che si tratta? Dovete sapere che cerco un socio. Siete interessato? Ah, certo, certo. Abbassate la voce. Oh, scusate. Recentemente ho acquistato un enorme palazzo da un vecchio miliardario. Sarebbe proprio adatto per un casinò. Vi piace quest'idea? Certo, certo. Sono sicuro che i miei fratelli ne saranno entusiasti. Come? Non siete d'accordo? Voi sapete che troppi cuochi rovinano il brodo. Se li volete, a me non importa. Ma vi avverto, se si uniranno a noi e ci saranno discussioni, io vi lascio. Beh, allora lasciamoli perdere. Chiudiamo questo affare fra noi due. E non temete che potrebbero darvi dei fastidi? Chi? Loro due? Ma sono forti. Ma non contano, sono io il capo. Molto bene, firmeremo presto l'accordo. E solo tra noi due. E anche se non vi conoscevo personalmente, ho sentito dire che voi siete un ottimo uomo d'affari. E per questa ragione sono contento che noi due saremo soci. E io ve ne sarò grato. E se tutto procederà come d'accordo, cosa direte ai vostri fratelli? Non temete che vi daranno fastidio? Ah, chi? Loro? Se la vedrebbero con me. Ah, oh, stupendo. Per quanto... io penso che per il momento sia più prudente conservare il segreto. Ho paura che possano combinare dei guai. Ah, non vi dovete preoccupare, perché se dovessero farlo, lo rimpiangerebbero di sicuro. Li sistemerei una volta per tutte. Molto bene. Ma per ogni evenienza, mi sentirei più tranquillo se per ora conservassimo il segreto. Ah, va bene, va bene. Salve. Ah, sei tu. Vieni, vieni, siediti. Allora, dimmi, come mai sei venuto a trovarmi? Gli affari vanno male, devo mollare tutto. Davvero? Sto pensando anch'io di partire. Ah, sì? E per dove? Beh, Nanchong.
Nanchong è una bella cittadina. Di quale cittadina parlate? Ehi, ciao, fratellino! Come va? Allora, raccontatemi, cosa c'è di nuovo? Sta pensando di andarsene un po' a Nanchong. È così. Ah, quando? Voi due verrete con me? Ma perché non dovrei venire con te? Se non sbaglio, tu sei mio fratello, no? E tu verrai con noi? Ma certo. Bene, voi partite domani. E tu quando verrai, allora? Molto presto. Devo prima sistemare le cose qui. Ah, posso farlo io. Andate prima voi. No, sistemate tutto voi a Nanchong. Io vi raggiungerò. Prima noi? Rimarrai qui. Circa una ventina. I miei amici sono 20. Le prendo tutte. Oh, oh. Mi dispiace, non è possibile. Fuori! Fuori di qui! Che cosa volete? Oh, via! E che cosa ho fatto? Stavolta ce l'ho i soldi, ho pagato! Aio! Via di qui! Ma non ho ancora finito, la mia pipa, vi prego! Oh mio Dio! Non devi star qui, devi andartene! Ma io ho pagato, non è giusto! Che confusione, che... Fuori, fuori! Oh, perché ve lo prendete con me? Via di qui! Signor Chu! Sei stato tu? E c'è bisogno del vostro aiuto!
Grazie, signori. Tornate quando volete, sarete sempre i benvenuti. C'è il capo? Sì, è dentro. Signora Shin, vostro fratello è nei guai. Uno sconosciuto sta litigando con lui, ha bisogno di aiuto. Non preoccuparti, mio fratello ha sempre vinto i suoi scontri fino ad ora. Scusate, signor Chong, vostro fratello è nei guai, è scoppiata una rissa, ci serve qualcuno dei vostri uomini. Ah, perché non lo chiedete ad Ashin? L'ho già chiesto ad Ashin. E allora che bisogno avete dei miei uomini? Lui ha detto che non ci sarebbe andato. Oh, e perché mai? Ha detto che se lui ha dei problemi li può risolvere da solo. Ne sono convinto anch'io. Chu i suoi problemi li risolve sempre. Prego, prego, entrate, entrate. Va bene qui? Potete accomodarvi. Oggi purtroppo siamo particolarmente occupati. Voi state comodo e ci vorrà pochissimo, torno subito. Aspetta un momento. Sì, signore, desiderate qualcosa? Non voglio una ragazza. Voglio il tuo capo. Sono qui per ucciderlo. C'è un tale di là, dice che è venuto per uccidere Ashim e lo sta aspettando. Andiamo. No. Ah!
Signore, signore. Che cosa vuoi? È vostro fratello in guai. È meglio che andiate ad aiutarlo. È abbastanza cresciuto per vedersela da solo. Vi prego, per favore. Va via, via. D'altra parte è giusto. Se perdo io, toccherà a me pagare le puntate a tutti. Sì, mi sembra giusto. Sicuro? Io non ho obiezioni. In un modo o nell'altro vinco lo stesso. Ecco a voi. Se è pari, il banco vince. Oh, mio Dio. Avete perso. Contate meglio. Oh, è dispari. Penso che abbiamo vinto. Thank you.
Allora, vuoi continuare a giocare con me? Forse potrai vincere ancora. D'accordo, se te lo puoi permettere. Certo che posso, il banco non perde tanto facilmente. Va bene, prendimi una ciotola. Subito. Noi paghiamo sempre chi vince. Ma cazzo, io sono sorrido. Facciamo giocare noi. Prego, la vostra puntata. Bene. Aspetta. Sì? Conto io. Cos'è che non va? Ah, ho capito, se vi preoccupa il rastrello, posso anche cambiarlo. Ehi, signore, volete prestarmi la vostra pipa? Questa pipa è bellissima. Va bene anche per voi? Sicuro. Bene, bene. Banco vince se è dispari. Banco paga se è pari. Ah!
Oh,
Ah!